Giuseppe, posso iniziare? Sono autorizzato. Bene. Ho già fatto ritardo di un'ora prima e di un quarto d'ora adesso, quindi vi chiedo scusa, oggi sono veramente imperdonabile, ma è colpa dell'assessore Marnati e del vicepresidente, non mia. Prego, ragazzi. Allora, buon pomeriggio a tutti. Siamo qua collegati da Piazza Castello. Accanto a me, come vi ho detto, il vicepresidente Fabio Carosso, l'assessore Matteo Marnati. Davanti a me partecipano alla conferenza stampa, non potete vederli, ma sono con noi e li ringrazio, il dottor Zulian, il dottor Vignale, il dottor Presti, il dottor Ravello, il commissario Coccolo e il commissario Rinaudo, che sono collegati direttamente e che stanno, per la verità, seguendo anche la riunione con il generale Figliuolo, che è il motivo per cui abbiamo ritardato, perché c'è la riunione in corso proprio sull'aggiornamento delle consegne dei vaccini. La nostra conferenza stampa è finalizzata a dare un aggiornamento del piano vaccinale. Oggi, festa del papà, peraltro auguri a tutti i papà del Piemonte e d'Italia. Noi presentiamo l'aggiornamento del piano vaccinale alla luce di quello che è accaduto ieri. Ieri, proprio in questa sede, abbiamo vissuto in diretta l'annuncio, la conferenza stampa di EMA, che ha certificato che il vaccino AstraZeneca è un vaccino sicuro, è un vaccino le cui problematiche sono di gran lunga inferiori ai benefici e che quindi in tutta Europa si può continuare a vaccinare. Noi abbiamo specificato, io l'ho fatto più volte, che questo è stato uno stop doloroso perché, come vedrete, per noi ha inciso su circa 25-26 mila dosi di vaccino che alla fine non abbiamo potuto inoculare questa settimana. Però la vaccinazione si fa non soltanto con i medici, con gli infermieri e con gli aghi e con le siringhe, si fa con la fiducia. E purtroppo AstraZeneca, vuoi anche per una sua genesi un po' frastagliata nella comunicazione, AstraZeneca è un vaccino che prima ci era stato dato con l'ordine di farlo solo a chi aveva meno di 55 anni, poi successivamente è stato detto no, potete salire a 65, successivamente ancora è stato detto potete darlo senza nessun tipo di problematica a qualsiasi età. E quindi questo aveva creato un po' di, non dico confusione, ma aveva gettato delle nubi sulla credibilità di questo farmaco. Poi i casi siciliani, il caso nostro biellese, ma soprattutto i casi anche europei, avevano fatto il resto. Era pertanto necessario che ci fosse un momento di stop e di ripartenza con una parola chiara di EMA. A EMA bisogna credere. EMA è l'autorità europea che testa i farmaci, autorizza i farmaci e autorizza i vaccini. Quindi la fiducia da parte di EMA, che si è rivolta al mondo, che si è esposta al mondo. Il parere di EMA arriva non perché lo richiede l'ASL di un tal posto, ma perché l'ha richiesto l'Europa, perché l'ha richiesto la Germania, la Francia, l'Italia. Quindi con grande fiducia dobbiamo approcciarci alla ripartenza della campagna vaccinale. Ed è il motivo per cui noi con questa conferenza stampa vi diamo l'aggiornamento, lo stato dell'arte oggi, come abbiamo rimodulato, i tempi con i quali chiudiamo gli obiettivi target del medio periodo e anche una campagna che da una parte è una campagna di adesioni all'esercito del vaccino e dall'altra parte è una campagna di iniezione di fiducia, dove grazie al lavoro di Matteo abbiamo coinvolto tanti volti noti del nostro Piemonte che invitano a vaccinarci e oggi vi daremo un'anteprima di questa campagna. Detto questo, ieri riceviamo la comunicazione che il vaccino si può utilizzare e quindi ripartiamo. Vi avevo detto, eravamo col dito pronto sulla tastiera e così è stato. Sono ripartite le convocazioni. Ieri siamo andati un po' sulla fiducia, ma avevamo l'annuncio da parte del ministro che si sarebbe potuto riprendere oggi alle 15 e così è stato perché comunque nella tarda mattinata è arrivata la comunicazione formale di AIFA per dire ripartite con il vaccino AstraZeneca. Così noi abbiamo fatto. Abbiamo dovuto ieri richiamare le persone che erano state messe in attesa e abbiamo dovuto rimodulare i target e gli obiettivi dati a tutte le aziende sanitarie proprio per recuperare
la parte che avevamo perduto. Ad oggi il nostro piano vaccinale prevede, se partite con la prima slide, vi diamo il dato con assoluta trasparenza delle dosi che abbiamo in cantiere, perché noi possiamo avere l'esercito più potente del mondo, ma se non abbiamo le munizioni rischiamo di non essere incisivi. Abbiamo oggi 104.000 dosi di AstraZeneca che sono all'interno dei nostri magazzini, 16.500 dosi di Moderna e 28.000 dosi di Pfizer. Le prossime consegne: AstraZeneca a marzo, 20 marzo, 9.200 dosi, 22-27 marzo, questo è quello che ci dicono da Roma, vuol dire di solito arrivano il 23, cioè di solito arrivano, sono le dosi della settimana che arrivano solitamente il martedì, 22-27 marzo 9.500 dosi, 29 marzo 3 aprile 88.000 dosi, Moderna 16.500 dosi, prossime consegne 27.200 dosi il 20 marzo, 39.600 dosi il 29 marzo 3 aprile. Pfizer ne abbiamo in casa 28.000 perché sono quelle che stiamo inoculando di più. In questi giorni abbiamo dato fondo alle riserve per riuscire a vaccinare il più persone possibile e compensare l'assenza dell'altro vaccino. Abbiamo 84.240 dosi per il 23 marzo, 85.000 il 29, 126.000 il 5 aprile. Questo è quello che ci è già stato comunicato. Peraltro adesso abbiamo anche già un minimo di storico consolidato, per cui le consegne di Pfizer hanno iniziato ad avere una regolarità abbastanza puntuale, che quindi ci permettono anche di fare ragionamenti di prospettiva maggiore. Questo è quello che abbiamo in magazzino. Sul territorio, cosa abbiamo oggi operativi? Abbiamo 136 centri vaccinali operativi, che sono i centri vaccinali che vedete e che alcuni sono quelli gestiti dalle nostre aziende sanitarie. Quando arrivano le prenotazioni, questi 136 centri mixano le agende, cioè le disponibilità, e il sistema manda le prenotazioni. Quel famoso messaggino. I centri vaccinali attivati e sono operativi sono 136. Ringrazio peraltro anche Carabinieri ed Esercito perché, terminata la loro parte, mettono a disposizione della platea extramilitare, diciamo, le loro strutture. E poi abbiamo già un primo segnale estremamente positivo. 24 privati. Lì c'è scritto in fase di attivazione. Fase di attivazione perché noi abbiamo martedì scorso approvato una delibera attraverso la quale abbiamo aperto il più possibile a tutta la partecipazione del mondo dei privati per fare i vaccini. Privati che siano strutture convenzionate oppure strutture semplicemente autorizzate, cioè quelle che sono strutture sanitarie che sulla base della distinta tecnica che il dottor Griglio e il dottor Zulian hanno predisposto, dove c'è scritto sostanzialmente per fare i vaccini devi avere questo, hanno la possibilità di aderire. Abbiamo già lanciato una manifestazione di interesse per le strutture convenzionate, che sono già quelle conosciute dalla struttura sanitaria, 24 hanno già aderito, per 3.500 vaccini al giorno, per cui noi riusciamo a veleggiare, grazie alla slide successiva, per la fine di marzo, con il raggiungimento dell'obiettivo dei 20.000 vaccini, grazie se me la cambiate, di cui 3.500 sono quelli che appartengono a queste 24 strutture già autorizzate e attivate. Già attivate perché a Grado Enigo, per darvi un'idea, ieri siamo andati personalmente ad assistere alla prima inoculazione del signor Antonio 100 anni. Come funziona? Funziona in un modo molto semplice, perché le cose semplici sono quelle che poi funzionano meglio. Man mano che i privati aderiscono, i privati possono seguire due strade, o sono convenzionati o sono autorizzati. Quelli convenzionati sono già parte della struttura sanitaria, quindi ci comunicano con un'autocertificazione che sono pronti e che sono in grado di fare 100 vaccini al giorno, dico per dire. L'azienda prende la disponibilità, essendo struttura convenzionata già conosciuta, manda il controllo della commissione di vigilanza per vedere se i locali che utilizzano hanno i requisiti e poi accredita. Il privato non convenzionato ma autorizzato, anche lui ha la stessa trafila. Ha necessità di essere visitato dalla commissione di vigilanza che va a verificare appunto che i locali abbiano le caratteristiche previste dal dottor Zulian e dal dottor Griglio, cioè dal nostro dipartimento di prevenzione.
Una volta superato questo passaggio, ma considerate che molto è autocertificazione, per cui abbiamo voluto togliere tutta la burocrazia perché ce n'è già fin troppa nel consenso da parte di Roma e prima la snelliscono come fanno negli altri paesi europei, meglio sarà per tutti. Noi riusciamo ad accreditare strutture private che vengono inserite nelle agende delle aziende sanitarie, per cui l'azienda sanitaria Città di Torino, quando deve dividere le prenotazioni sui centri vaccinali, aggiunge man mano i centri vaccinali privati che hanno aderito. Questa è una grossa campagna che noi siamo convinti possa darci ampie soddisfazioni, perché guardate, 3.500 vaccini al giorno attraverso questa semplice manifestazione di interesse ci ha permesso di avere molta fiducia in questo strumento. A oggi dove siamo? Il Piemonte a oggi ha somministrato 618.207 dosi, che rappresentano l'80,7% delle dosi che abbiamo ricevuto. La prima dose sono state 423.000, 194.000 sono stati quelli che hanno preso già la seconda dose. Questo pone il Piemonte in un'Italia in cui le regioni in media hanno vaccinato il 3,73% della popolazione residente, noi siamo al 4,34%, quindi andiamo orgogliosi e quindi grazie a tutta la struttura di essere tra le regioni che vaccinano di più, che sono più performanti, come testimoniato appunto da questo dato che viene aggiornato al 18 marzo, cioè a ieri. Se voi guardate la slide successiva, vedrete anche che nella media delle regioni italiane, permettete che io non considero, o meglio le considero ma non le calcolo come regioni grandi, la Valle d'Aosta e la provincia autonoma di Bolzano hanno altri numeri, ma nelle regioni grandi, Puglia, Piemonte e Campania sono le prime regioni che superano l'80% delle dosi che sono state ricevute. E questo è un altro numero che ci dice che il Piemonte sta funzionando bene, però in un'Italia che dovrebbe andare più veloce. Quindi noi questo ci certifica che il metodo che stiamo usando funziona, ma dobbiamo naturalmente ulteriormente darci da fare. E perché a oggi di questo personale, cioè delle persone che abbiamo vaccinato, abbiamo già fatto 150.000 che sono il nostro personale sanitario, oggi molto importante, perché molto importante sempre, ma voi pensate, siamo in terza ondata, avere i medici e gli infermieri che si ammalano meno, che non si ammalano del tutto, vuol dire non avere i problemi della seconda ondata, dove ne avevamo la novità grave della seconda ondata, proprio i positivi. Nel personale sanitario. Abbiamo somministrato tutti gli ospiti delle RSA, che sono oltre 30.000. Anche qua i dati sull'RSA, se vedete in questa terza ondata, sempre incrociando le dita, però sono dati che certificano che il vaccino funziona perché abbattono enormemente quelli che sono i rischi. A oggi poi abbiamo vaccinato 18.000 forze armate e forze dell'ordine su 22.000 che sono le adesioni che abbiamo avuto. In particolare, abbiamo poi due categorie che sono in corso di completamento. La prima è la over 80 e qui c'è la prima novità che noi abbiamo voluto introdurre proprio questa settimana. Noi sugli over 80 in Piemonte abbiamo ricevuto 337.000 adesioni. Sapete che in Piemonte abbiamo chiesto ai medici, e li voglio ringraziare, di farci da tramite per le adesioni degli over 80 e non abbiamo avuto i problemi che ci sono stati in altre regioni. Sovraccarico del portale, incomprensioni. I medici diciamo che hanno preso per mano le persone over 80 e le hanno fatte preaderire. Poi la preadesione è andata alle nostre aziende e le aziende li hanno chiamati. A oggi abbiamo vaccinato 197.319 over 80 che hanno ricevuto già la prima dose e che di cui 20.000 erano all'interno delle RSA, quindi 200.000 su 337.000 sostanzialmente. Cosa ci siamo accorti? Che man mano che aumentavano le inoculazioni, si stava generando molta apprensione tra gli over 80, perché iniziava anche a passare del tempo tra il giorno in cui il medico gli aveva detto vuoi fare il vaccino, ti faccio preaderire, e l'incertezza del fatto che magari il vicino aveva già ottenuto la dose. Oppure c'era il novantenne che diceva ma come hanno vaccinato uno di 80, io ne ho 90. Si stava creando una situazione a cui noi abbiamo voluto porre un immediato rimedio e grazie anche al fatto che col generale Figliuolo è cambiato l'approccio con le forniture,
noi siamo riusciti ad avere una finestra per dare le prenotazioni che sia più ampia rispetto a quella di prima. Noi prima cosa facevamo? Quando avevamo il vaccino, chiamavamo, perfetto stile sabaudo. Oggi noi chiamiamo in base all'agenda e al calendario delle consegne. Questo ci ha permesso, e ve lo posso dare con certezza, che entro il 22 marzo, quindi entro domenica, noi avremo inviato a tutti gli over 80 del Piemonte il messaggino che gli dice ti vaccinerai il X aprile alle ore Y. Questo messaggino naturalmente arriva laddove l'over 80 ha deciso che arrivasse. Può arrivare a lui, può arrivare a suo figlio, può arrivare al suo medico, perché quando ha preaderito il medico ha segnato quelli che sono gli indirizzi che l'over 80 controlla. In questo modo noi riusciremo entro la fine entro domenica, ad avere tutti gli over 80 del Piemonte che sapranno quando vengono vaccinati. Ora e giorno e luogo della vaccinazione. Noi vaccineremo tutti, quindi faremo la prima dose a tutti entro il 15 di aprile. Credo che anticiperemo anche, ma ci siamo messi questo obiettivo per essere certi, però credo che anticiperemo ancora. Comunque entro il 15 aprile noi avremo espletato completamente la prima dose degli over 80. Vi dico un dato che secondo me vi chiedo di trasferire alle persone. Chiunque entro domenica, entro il 22, non ricevesse il messaggio, vuol dire che c'è un problema. Che in alcuni casi il medico non ha fatto la preadesione, quindi la persona magari non si è ricordata, pensava di essere chiamata e non è andata dal suo medico. E quindi chiunque non riceva questo messaggio lunedì si rivolga al proprio medico, perché magari il numero inserito è stato un numero sbagliato, ma noi crediamo che proprio anche con l'aiuto che ci stanno dando anche i sindaci, che voglio ringraziare, che stanno aiutando molto, specie nei comuni più piccoli, la somministrazione degli over 80, noi trasferiamo queste informazioni a tutti. Però chi entro il 22 non riceve il messaggino, chiami il proprio medico di medicina generale. Questo è l'over 80 in più, e questa è la seconda categoria che è in corso di completamento, è il nostro personale scolastico, universitario e formazione professionale. Perché questo? Perché, ahimè, viviamo tutti la chiusura delle scuole. La chiusura delle scuole è una sconfitta per le istituzioni e noi dobbiamo ripartire e ripartire in fretta, ma si riparte quando avremo tutto il personale vaccinato. Ad oggi il personale docente e non docente vaccinato sono 51.000 persone su 86.000 che sono le adesioni. Anche qua entro il 15 aprile dai nostri calcoli, saranno tutti quanti vaccinati, almeno con la prima somministrazione. Questo è il dato di completamento della fase della scuola. In più sapete che lunedì abbiamo dato il via al 70-79. Abbiamo dato il via al 70-79 in un momento in cui eravamo molto timorosi perché la sospensione di AstraZeneca su tutto il territorio pressoché europeo, avevamo paura che potesse anche compromettere la fiducia nelle adesioni. Pensate che oggi da 70 a 79 anni noi abbiamo avuto 128.117 adesioni sul portale. Questa categoria di persone va sul portale Il Piemonte ti vaccina, clicca la propria immagine, il proprio logo e attraverso il proprio logo poi dà le proprie credenziali. Quando Alberto Cirio, 75 anni, si iscrive, in automatico il sistema manda al medico di medicina generale assegnato ad Alberto Cirio, cioè il mio medico di famiglia, la notizia che io mi sono iscritto. Allora il medico di famiglia, in questo caso, sapete che ha le tre opzioni: può decidere di vaccinare nel proprio ambulatorio se ne ha le condizioni, può decidere di vaccinare all'interno della medicina di gruppo, quindi con altri medici, oppure, se non è nelle condizioni di farlo in un modo o nell'altro, può farlo attraverso l'azienda sanitaria, quindi usare gli spazi dell'azienda sanitaria. Per cui ci sono le tre opzioni. Naturalmente il medico che vaccina a casa sua, comunque nel suo ambulatorio, riceve il medicinale attraverso il meccanismo di distribuzione del vaccino influenzale, che vuol dire il medico sul portale sceglie una farmacia. Poi prenota le dosi che vuole, i multipli di 10, perché AstraZeneca va dato i multipli di 10 e va a ritirarsele presso le sue farmacie.
Ringrazio Federdistribuzione, distribuzione è quella dei supermercati, ringrazio Federfarma, corretto Federfarma, che ha aderito alla nostra richiesta e che quindi farà trovare direttamente i vaccini AstraZeneca all'interno delle farmacie che i medici hanno scelto come farmacie di consegna. Sempre da lunedì sono partite poi le preadesioni per le persone estremamente vulnerabili e i disabili gravi. Le adesioni a questo, sapete che le adesioni qui le fa il medico, anche qua li voglio ringraziare perché i medici da lunedì hanno preso i loro elenchi e hanno segnalato sulla base delle 12 tipologie, o sono 13, dottor Zulia, non ricordo, sono 13 tipologie i casi di estremamente vulnerabili. Quindi il medico, José mi ha sgridato ancora perché sono... Ah, sono 13 divise in 31 sottocategorie. Quindi il medico cosa fa? Individua categoria per categoria e poi segnala l'estremamente vulnerabile. L'estremamente vulnerabile in questo modo viene segnalato la struttura dell'ASL e l'ASL lo chiama. La convocazione arriva con lettera, SMS o mail e la vaccinazione arriva nei 130 punti vaccinali, 136 punti vaccinali del Piemonte. Sempre dal 29 marzo, noi quindi dalla settimana prossima somministreremo anche la prima dose ai conviventi e ai caregiver, cioè coloro che prestano assistenza alle persone estremamente vulnerabili e disabili gravi e che abbiamo voluto ricomprendere all'interno del piano vaccinale. Noi abbiamo bisogno che l'esercito del vaccino si ampli il più possibile. Abbiamo da una parte le strutture nostre con i medici, scusate, i sindaci che stanno peraltro in tutto il Piemonte predisponendo saloni, palestre, aree attrezzate. Abbiamo le strutture militari che finita la loro parte si rendono disponibili. Poi abbiamo i medici di medicina generale, come vi ho detto, operativi già da questa settimana. E poi abbiamo le strutture private, convenzionate e non convenzionate. Tant'è che noi lanciamo oggi una campagna che si rivolge a tutti, i medici infermieri in pensione, voi sapete che noi abbiamo gli elenchi, lo vedete, medici infermieri in pensione, strutture private, qualsiasi struttura sanitaria privata riceve la convocazione, qualsiasi volontario può aderire. Abbiamo voluto usare questa immagine dello zio Sam, che chiama evidentemente a raccolta tutte le persone che vogliono far parte dell'esercito del vaccino. Vi dico, raccolgo tanto entusiasmo da parte delle persone. Tanti stanno dando la loro disponibilità. Noi abbiamo già definito le modalità attraverso le quali tutti i privati possono partecipare, perché la nostra volontà è quella di allargare il più possibile. Siamo oggi, e chiudo, anche in venerdì, giorno di pagella. La nostra pagella ci dice che l'RT è sceso da 1,4 a 1,3, quindi da 1,41 a 1,33 per essere corretti. Quindi, per dirla semplicisticamente, ma in modo comunque corretto scientificamente, il contachilometri del vaccino, del virus, ci dice che ha rallentato rispetto alle scorse settimane. Ricordate che questi sono dati che certificano fino a domenica scorsa, quindi questi giorni sono giorni ancora significativi. Vi voglio però ancora dare un dato che secondo me è estremamente importante, che vado a prendere però dal mio telefono perché... Eccolo qua, allora aspettate, che sono i dati della dottoressa Zan. Noi sapete che ieri abbiamo avuto questa giornata che ci ha colpito, in cui abbiamo avuto meno 2 nei ricoveri ordinari e 0 nelle terapie intensive. Oggi era un giorno importante a maggior ragione per capire cosa volesse dire questo 0. Ebbene, chiudiamo la giornata con 53 ricoveri in più nelle terapie ordinarie e 11 nella terapia intensiva. Il dato delle terapie intensive è ancora alto perché voi dovete calcolare che abbiamo imparato in quest'anno che c'è sempre un po' di ritardo, no? Quindi oggi ci sono tanti positivi, ma nell'ospedale non lo vedi ancora. Poi inizi a vederlo nell'ospedale, con i ricoveri ordinari, poi la gente si aggrava e li vedi nelle terapie intensive. Quindi
È una coda lunga questa, però i 53 ricoveri in terapia ordinaria ci segnalano questo leggero, la conferma che anche nel secondo giorno, diciamolo nel modo più corretto possibile, abbiamo l'appiattimento della curva anche nel secondo giorno consecutivo. Quindi sempre di più i dati da vedere anche nella giornata di domani. Insieme alla campagna Il Piemonte ha bisogno di te, c'è la campagna della sensibilizzazione. Piega. Suppongo che i colleghi lo abbiano compreso, però in pratica è stato scelto evidentemente di sostituire la faccia dello zio Sam del celebre manifesto I Want You che veniva utilizzato durante la Prima Guerra Mondiale per reclutare i soldati praticamente da inviare al fronte. Quindi è stato scelto di sostituire il volto dello zio Sam con evidentemente la faccia di Cavour, come potrete insomma, intuire. Perché in questo caso la chiamata alle armi, insomma, è per il nostro esercito del vaccino, e quindi è Cavour che, insomma, dice che abbiamo bisogno, di volontari. José da Piemontese Doc ci ha spiegato la storia della nostra regione, ma noi ti A apprezziamo. pieno diritto, ormai sono adottiva. Sì, è in linea sul sito della Regione Piemonte, Ah, in bene. pratica insomma, il bando di reclutamento proprio dei volontari. Funziona in questo modo: se voi volete provare, andate lì sopra e poi vedete che a seconda delle varie categorie, quando diciamo medico, diciamo anche gli odontoiatri, anche i pediatri, cioè le sottocategorie sono poi specificate. E quindi c'è scritto chi può aderire, quali sono le condizioni, come aderire, come scrivere in un modo molto immediato e molto semplice. Poi cosa fa la struttura regionale? La struttura regionale commissariale del DIRMEI prende tutte le adesioni e le divide alle aziende sanitarie per competenza geografica, di modo che si creino delle banche dati di persone disponibili da poter chiamare. Vi stavo dicendo del dato della settimana con l'RT che è leggermente sceso, i dati di oggi sono, noi abbiamo 2.997 positivi, oggi il numero è alto, però abbiamo fatto 35.000 tamponi. Calcoliamoli sempre su questo dato, con l'8,8% di tasso di positività. Per cui il dato complessivo è un dato, come vi dicevo, che ci segnala per il secondo giorno consecutivo un appiattimento della curva, e quindi incrociamo le dita e lavoriamo perché questa campagna abbia il massimo delle adesioni nelle strutture private. Vi ricordo anche le RSA che hanno la possibilità di avere degli spazi esterni alla struttura, autonomi e indipendenti, che vogliono vaccinare, potranno anche loro mettere a disposizione la loro struttura. Credo di aver detto tutto. Insieme a questa campagna parte la campagna Vaccinati perché il vaccino è vita. Questa campagna l'ha seguita Matteo Marnati, che ringrazio, a cui lascio la parola. E ci sarà anche una breve clip che anticipa questa campagna di sensibilizzazione alla fiducia sul vaccino, che lui ci illustra. Allora, grazie Presidente. In parallelo a quello che avete visto, tutti i dati, insomma, l'esercito del vaccino, e a seguito di quello che accade spesso in questo contesto, insomma, di grandi informazioni e a volte delle comunicazioni che, insomma, lasciano un po' a desiderare, soprattutto sui social, sentivamo il bisogno, insomma, di raccogliere dei volti noti che hanno a che fare o che sono nati in Piemonte. Del mondo dello spettacolo, del mondo scientifico, della cultura, del giornalismo, insomma sono tanti e quindi abbiamo raccolto dei videoclip che noi adesso da qua fino a fine campagna, che speriamo che sia il più breve tempo possibile, andremo a divulgare e quindi divulgazione scientifica sui nostri social, sui nostri canali istituzionali, ma anche da partire da dopo Pasqua noi andremo a installare in Piazza Castello un maxi schermo che oltre a far vedere i dati come oggi abbiamo fatto, ad esempio, della crescita reale dei vaccini, visto che dovranno arrivare un numero considerevole di dosi, ci saranno anche tutti questi volti noti piemontesi. Allora, adesso vedremo un piccolo videoclip che è una sintesi, poi nei giorni prossimi vedrete, insomma, sono piccole clip, da 30, 40, un minuto di solito. Abbiamo, vi dico, coloro che hanno appena aderito, ma saranno molti altri. Non lo dico, mi dicono di non dirlo. Allora vediamo il videoclip.
Ciao, vaccinarsi è un atto di responsabilità. Fallo anche tu, e fallo non solo per te stesso, ma fallo per i tuoi familiari, per i tuoi amici, per i tuoi colleghi. È importantissimo vaccinarsi. Il vaccino è l'alleato per sconfiggere il virus ed è sicuro. Non diamogliela vinta. Vaccinarsi è un atto di responsabilità, non solo per te, ma anche per gli altri. Pensaci. I vaccini sono importanti e non solo per quello che riguarda il Covid. Ascoltiamo la ragione, ma seguiamo il cuore. Vacciniamoci. Si vedeva forse un po' a scatti, non lo so, però tanto adesso manderemo sui nostri canali social il video dove magari si vede molto di più, quindi questa è un'anteprima, nei prossimi giorni vedrete questo che è un'anteprima anche a livello nazionale, perché non ci risulta ancora stato fatto in altre regioni, però ci sembrava opportuno proprio nel luogo dove appunto crescono spesso le fake news, che sono i nostri social, ma utilizzarli per uno scopo giusto, benevolo e importante come quello di vaccinarsi, perché è vero che ci sono molte persone che non vedono l'ora, per fortuna, di vaccinarsi, a breve avranno anche loro il diritto e la possibilità di farlo. Ma ahimè, ci sono molte persone che hanno il diritto, avevano il diritto e non hanno voluto farlo, o nel futuro sono ancora dubbiosi e sono ancora lì che devono decidere se effettuarlo o no. Mi auguro che si possa convincere più persone possibile. Quindi il messaggio che do è anche a voi che ci state ascoltando di convincere, come è successo nel caso, soprattutto, e vogliamo ricordarlo, il docente che è morto a Biella, dove la moglie ha dichiarato, e sono bellissime parole per quanto ci riguarda, che effettuerà la seconda dose. Quindi la ringraziamo a nome di tutta la Giunta, insomma, per le sue parole che ci aiutano, e ovviamente gli facciamo le condoglianze. Grazie. Grazie Matteo, e bravo anche per aver ricordato chi ha sofferto, ma ha voluto comunque continuare a dare una dimostrazione di fiducia nella scienza e nella medicina. Grazie a tutte le persone che hanno aderito e stanno ancora aderendo a questa campagna, e subito dopo Pasqua in Piazza Castello verrà montato questo maxi schermo dove in tempo reale verranno date tutte le info sui vaccini, quanti si sono vaccinati in quel giorno, in quell'ora, in quel momento, e gireranno questi video di testimonianza, perché la fiducia è fondamentale per riuscire a vaccinare tutti, e prima vacciniamo tutti, prima usciamo da questa crisi. E soprattutto il Piemonte in questa prima fase delle vaccinazioni è stato un Piemonte performante, vogliamo che continui a essere ai vertici delle regioni d'Italia per capacità di gestione del vaccino. Quindi ancora il mio grazie, prima delle domande, ai miei assessori. C'è l'assessore Icardi, è impegnato a Savigliano in un incontro con i sindaci per la definizione della localizzazione del nuovo ospedale, quindi era un incontro a cui doveva andare di presenza. Grazie alla vicepresidenza, all'assessore Marmati, dottor Giulio, dottor Rinaudo, dottor Presti, dottor Ravello, dottor Coccolo, dottor Vignale e il dottor Griglio. Grazie di cuore, perché le cose si riescono quando ognuno fa il suo pezzo. Domande, grazie. Ti posso fare una domanda? Sono Mondo. Prego Alessandro. Bene, grazie. Buongiorno a tutti, innanzitutto. Io volevo chiedere se avete già un dato su quanti sono i medici di famiglia disposti a vaccinare direttamente nei propri studi. Grazie, mettiamo altre domande, così mettiamo qualcuna insieme. Grazie. Sì, Presidente, sono Mazzarella dell'AGI. Buonasera. Grazie. No, volevo chiedere, c'è stato un focolaio di contagi, mi risulta, al carcere di Asti, con una trentina di detenuti e 4 agenti penitenziari contagiati. La garante dei detenuti di Asti si è detta disponibile a eseguire, lei che fa l'infermiera, i vaccini. Ecco, nel piano vaccinale è previsto anche qualcosa per i detenuti, che l'unità di crisi nazionale credo che abbia inserito tra i prioritari. Grazie. Sì.
Sì, se ci sono altre sì, poi volevo fare una domanda. Tutti insieme, prego. Pronto, buongiorno. Sono Antonella Mariotti della Stampa, Alessandria. Salve, buongiorno. Volevo chiedere, noi abbiamo un problema Novi. Sospeso l'uso del centro fieristico Dolciterra di Novi perché passa la Milano-Sanremo. Ci è stato detto che è stato chiuso il centro vaccinale perché non ci sono più vaccini. Si è scatenata un po' di polemica, anche politica, anche un comunicato stampa dei 5 Stelle che insomma, sostiene che è stato chiuso il centro vaccinale per far passare la corsa. E volevo sapere intanto appunto come mai c'è stata questa chiusura, se è vero che mancavano i vaccini e soprattutto nella provincia di Alessandria, visto che si va un po' a rilento nella consegna dei vaccini, quanti ne arriveranno, se sapete, se ci saranno prossime dosi in arrivo, se visto considerato che siamo anche la provincia forse con Antonella, Antonella scollega il video perché la tua voce arriva molto a tratti, se scolleghi il video probabilmente aiuta. Perfetto, ok, benissimo, ho scollegato, mi avete più o meno... Le domande sono queste, credo che almeno avete intuito quello che vi chiedevo. Cioè, il mio problema è sapere, appunto, il problema da Milano-Sanremo a Novi, che di fatto ha chiuso il centro vaccinale di Dolciterra di Novi, e se non ci sono, la sostiene che non ci sono vaccini, quindi è stata una chiusura comunque. Grazie Antonella, chiaro il forse. Allora, grazie, lasciamo... provo a rispondere sinteticamente. Sulla questione della Milano-Sanremo, io mi baso su quello che mi dicono, ma non ho motivo di... La Milano-Sanremo non c'entra niente. Il dottor Barresi, che è il direttore del distretto di Novi Ligure e Tortona, ha dichiarato che al centro fieristico la sospensione di AstraZeneca è ciò che è stato legato alla somministrazione dell'attività nel punto vaccinale, così come è avvenuto ovunque. E non credo che la Milano-Sanremo sia passata in tutti i comuni d'Italia, e quindi la motivazione, anche perché non ne avrebbe, non ci sarebbe la logica sull'affluenza per giustificarlo. Quindi il dottor Baresi ha già risposto a questo, e quindi diamo per confermata la sua risposta. Per quanto riguarda la domanda di Alessandro Mondo, a oggi certo, adesso arrivo. L'adesione dei medici per la domanda di Alessandro Mondo è al momento di un terzo, hanno aderito circa 1000 medici al momento, che è un numero che ci fa già ben sperare, perché immaginate cosa vuol dire, uno facesse anche solo 10 al giorno, sono 10.000 vaccini al giorno, e quindi questa è l'adesione che abbiamo adesso, a testimonianza di come i medici sono preziosissimi e stanno dimostrando una grande... sensibilità, li voglio davvero, davvero ringraziare di cuore. Per quanto riguarda la garanzia dell'approvvigionamento delle dosi, le dosi hanno ugual trattamento su tutto il territorio piemontese, non è che c'è la garanzia per Alessandria e non c'è per Cuneo, la garanzia c'è per tutti. Noi abbiamo aperto sulla base delle nuove disposizioni del generale Figliuolo a 30 giorni di prenotazione, proprio perché c'è ormai un iter consolidato che ci fa ben sperare e che abbiamo pensato era opportuno confermare nei messaggini alla popolazione. Era più pericoloso il fatto che si creasse il dubbio e l'incertezza che non invece si avesse la certezza della prenotazione sulla base delle nostre previsioni. Poi se ci dovessero essere delle interruzioni, che ci auguriamo non ci siano, evidentemente la gente verrà contattata. Però oggi abbiamo un iter sufficientemente consolidato. Invece, per quanto concerne Asti, vicepresidente, che lui segue tutto il Piemonte, ma Asti non gli scappa niente, a oggi il SISP di Asti ha comunicato che accertati al molecolare sono 35, più uno positivo al rapido, sono stati tamponati 292 ospiti, che suppongo siano i detenuti, e 130 il personale. Questo è il dato al momento. Proprio oggi il dottor Rinaldo e il dottor Zulian hanno trasmesso comunque alle aziende una comunicazione che prevede, laddove, modello Valvigezzo per capirci, laddove c'è un focolaio, che si possa intervenire con le vaccinazioni, nello specifico per la platea che è coinvolta dalla zona rossa, in questo caso naturalmente dal focolaio.
Credo di aver risposto a tutti, ci sono altre domande? Posso fare ancora una domanda, Presidente? Certo, prego Alessandro. Chiedo scusa, dopo potete solo fare un riepilogo di quelle che saranno le categorie di popolazione che verranno vaccinate dopo la fascia 70-79? Se ci sono ancora le categorie in base al nuovo piano nazionale. Allora, il nuovo piano vaccinale aggiornato al 10, comunicato il 12, quindi è un piano che parte adesso, perché il 12 è stato comunicato, licenziato la conferenza delle regioni e poi c'è stato il blocco di AstraZeneca, per cui parte di fatto adesso, mette in ordine di età, per cui dopo alla 70-79 andremo con la 65-70, poi la 60-65, cioè si seguiranno l'ordine anagrafico, è stato quella l'impostazione generale rispetto a prima. Ciò non toglie che le categorie però considerate prioritarie rispetto a prima sono confermate nella loro completamento, quindi noi le stiamo completando e sono quelle che vi abbiamo detto precedentemente, cioè la over 80 e scuola e forze dell'ordine, che vanno tutte a completamento entro il 15 aprile. Dico entro il 15 aprile perché sono fiducioso che faremo ancora prima, ma ci siamo messi questa asticella per essere certi di mantenere un impegno, perché ci teniamo a garantirlo. E poi gli estremamente vulnerabili, che vi ho già indicato prima, e i disabili, con le adesioni che sono in corso già da lunedì e che a oggi hanno raccolto sugli estremamente vulnerabili esattamente 14.264 adesioni. Ci sono altre? Prego Sara. Velocemente io volevo chiedere a che punto sono le vaccinazioni a domicilio per gli over 80 che non possono spostarsi, quante richieste avete avuto in quel senso e se potete indicare una data di chiusura anche di quella fase, dove anche qui c'è molta attesa. E poi si sta discutendo in altre regioni d'Italia, sempre perché periodicamente scoppiano dei focolai anche negli ospedali, di valutare l'ipotesi di spostamenti o licenziamenti o non assunzioni di personale non vaccinato. Volevo chiedere se c'è una riflessione in Piemonte su questo punto. Non ho capito la seconda parte della domanda, scusa Sara. Volevo capire una riflessione sull'ipotesi di spostare personale eventualmente che ha rifiutato la vaccinazione negli ospedali, perché periodicamente scoppiano dei focolai e altre regioni stanno discutendo di questa possibilità. Ma allora parto dalla seconda fase, perché questa è una delle tipiche cose che in conferenza delle regioni ci viene chiesto, non vengano gestite in ordine sparso, ma ci sia un'impostazione nazionale poi da seguire da parte di tutti, quindi so che è prevista l'ordine del giorno proprio all'interno della commissione dell'assessore Icardi, adesso l'assessore Icardi non ce l'abbiamo qui, però è un tema su cui vince un'impostazione nazionale, ma come credo sia giusto fare, non è che poi gli ospedali, ognuno deciderà di usare il proprio metodo attuativo, mentre ti posso dire che lunedì abbiamo fissato un incontro specifico che coinvolge direttamente la Protezione Civile e alcune associazioni di volontariato, non posso ancora dirti i nomi perché dobbiamo vedere quelle che poi aderiscono formalmente, proprio per la vaccinazione a domicilio, perché la vaccinazione a domicilio evidentemente noi dobbiamo gestirla facendoci aiutare da risorse esterne, perché altrimenti rischiamo di tardare sull'altra. Ma su questo vogliamo essere molto tempestivi, per cui abbiamo già con almeno due associazioni importanti di volontariato nel settore sanitario, abbiamo definito modalità operative comuni e lunedì dovremo chiudere con un piano che possa darci dei tempi certi alle persone che aspettano a casa, ma anche a dei tempi certi nostri. Però quello che ti posso dire di per certo è che su questo tema usiamo l'aiuto di risorse anche esterne, proprio per riuscire a essere più tempestivi, perché i numeri
che poi chiederò a José di darvi, perché li abbiamo, i numeri delle persone allettate, cioè delle persone che non possono muoversi, sono molto, molto alti, sono quasi 50.000, per cui dobbiamo per forza fare un piano straordinario. E vi dico però un'altra cosa: nel piano straordinario prevede anche la possibilità per il figlio o per il parente che è in grado di prendere la persona e di portarla, di avere una corsia immediata privilegiata, perché questo è anche un elemento che stiamo mettendo insieme, per cui con l'associazione, con diciamo l'associazionismo unito al nostro personale sanitario e ad una sensibilizzazione sulle famiglie che sono in grado di farlo, naturalmente chi non è in grado di farlo riceverà il vaccino a casa, noi lunedì presenteremo un piano anche con numeri certi su questo settore. Considerando che la vaccinazione, eccomi il dottor Presti mi segnala da considerare, tutte queste persone noi le stiamo vaccinando con Pfizer, per cui devono andare in base alle dotazioni di vaccino Pfizer che abbiamo, perché sapete che il vaccino Pfizer viene dato alle persone che hanno vulnerabilità e fragilità particolari come queste. Finito? Marco Foti di Buongiorno Novara chiede a me di fare la domanda, si chiede se in qualche modo c'è un piano per recuperare le dosi di fine giornata per qualche defezione dell'ultimo momento, come lo stesso generale Figliuolo ha consigliato di fare, e quindi se c'è una procedura prevista. La procedura prevista è l'overbooking. Allora, su questo io provo a far chiarezza, poi se dovete integrare ditemelo. Il generale Figliuolo ha fatto delle dichiarazioni stampa che naturalmente hanno avuto una grossa eco, che sono quelle, ricordate il titolo, vacciniamo chiunque passa. Ecco, questa cosa non va fraintesa, non si può vaccinare chiunque passa, si può, che è quello che noi stiamo facendo, introdurre un last minute, un overbooking, chiamatelo come vi pare, però nella categoria. Per cui faccio un esempio pratico: se io sono convocato per il 20 aprile, ma la mia categoria la stanno già vaccinando oggi e domani c'è lo spazio perché 10 hanno rinunciato, io posso essere chiamato. Però non è che può essere chiamato Cirio se stanno vaccinando l'over 80, perché deve essere sempre nella categoria di priorità. Questo è stato chiarito molto bene dal generale. E quindi questo è un aspetto che vedrete man mano, quando si andrà verso la vaccinazione di massa, questa roba non avrà più senso, perché allora uno varrà l'altro in quella fase. Ma oggi che ci sono le categorie di priorità, il vaccino va dato a chi ha 80 anni, non chi ne ha 30 e magari ha tempo di aspettare davanti alla porta che si liberi una dose. Ricordo ancora che è stato sottoscritto un accordo con i taxi, che voglio ringraziare, per cui a Torino tutti quelli che vanno in taxi a farsi vaccinare, esibendo la prenotazione, hanno lo sconto di 5 euro sul viaggio di andata e 5 euro sul viaggio di ritorno. Quindi grazie anche ai taxisti che hanno dato il loro contributo. Boh, chiedo, ci sono... Prego. Sono Stefano Rizzi, non so se mi ha chiamato José, non ho sentito. Prego Stefano, parla pure. Grazie Presidente. Allora, due rapide domande. Una è una integrazione alla domanda fatta dal collega Mondo. Quando vi riferite a 1000 medici che hanno dato la disponibilità, è riferito soltanto a quelli che sono disponibili a farlo in ambulatorio o è totale e quindi comprende anche quelli che possono andare nei centri? E se non è così, quanto è la disponibilità totale? La seconda domanda è riferita sull'RSA. È stato uno dei primi luoghi dove è iniziata la vaccinazione, ma anche da tabella del Ministero emergono alcune criticità in Piemonte. Ecco, ne avete contezza e di quale rilevanza sono queste criticità? Grazie Presidente. Non ti sente. Stefano, allora, provo a risponderti. La prima parte mi è più facile perché mi stavo facendo il dato per risponderti. Grazie. La prima parte.
400 sono i medici che hanno comunicato la disponibilità a vaccinare presso il proprio ambulatorio e 805 sono i medici che hanno dato la disponibilità a vaccinare presso le strutture o della medicina di gruppo o le strutture dell'ASL, che fa i 1205 che sono quelli che hanno aderito, che sono un po' più di un terzo dei soggetti. Invece sempre il mio capo gabinetto, dottor Vignale, che segue l'RSA, sull'RSA mi dice che... Un attimo, ti faccio rispondere da lui, Stefano. Sì, prego, Gianluca. Sì, ricordando solo un dato, noi oggi abbiamo una mortalità all'interno dell'RSA che è dello 0,58%. Io ricordo che a dicembre, prima dell'inizio dell'attività vaccinale, era quasi del 2%. Su 70.000 persone presenti nelle strutture, noi abbiamo oggi una media che è sì leggermente aumentata, ma di 120-130 positivi ogni settimana. Quindi possiamo tranquillamente dire che oggi il luogo più sicuro dove vivere in Piemonte è all'interno di una residenza sociosanitaria. Grazie mille. Grazie della risposta a Gianluca. Ci sono ancora domande? Rita Cola della Sentinella del Canavese chiede se è previsto di poter fare vaccinazioni anche all'interno dei luoghi di lavoro, delle fabbriche, delle aziende che hanno dato disponibilità. Sì, e tra l'altro il dottor Rinaldo e il dottor Coccolo hanno appena finito l'incontro con il generale Figliuolo, il quale ipotizzava per maggio la possibilità di aprire alle vaccinazioni, le ha definite in house, cioè proprio in autonomia all'interno delle strutture lavorative. Noi, lo dico con un po' di orgoglio, mi fa piacere, grazie anche alle sollecitazioni delle Camere di Commercio, abbiamo per primi scritto al Presidente Draghi candidandoci per fare i vaccini, abbiamo già i protocolli con API, con artigiani, con Confindustria per vaccinare. L'aiuto dei privati è strutturato in due modi: i privati mettono a disposizione in un caso la logistica, la struttura, i posti, gli spazi, i parcheggi, quello che serve; dall'altra parte invece è proprio una gestione, loro, cito sempre perché sono quelli che ho incontrato io, Feder Distribuzione, cioè i supermercati hanno dato la disponibilità a vaccinare i loro dipendenti e i familiari dei propri dipendenti attraverso i propri medici competenti, e quindi non appena il governo ci dà il via libera noi saremo pronti, e anche le aziende pubbliche, mi ricorda il mio assessore. Grazie. Se non ci sono domande, l'abbiamo fatta già lunga, non vorrei, siamo già quasi all'ora di conferenza stampa. No, Alessandro Colombo di Radio Veronica chiedeva se abbiamo percepito delle defezioni, delle rinunce per il caso AstraZeneca. Allora, prima del blocco dei giorni scorsi erano all'incirca tra il 10 e il 15% le rinunce che si erano registrate a seguito dei fatti, insomma, di cronaca da verificare. E in realtà però noi lunedì abbiamo aperto le adesioni per gli over 70. Come sapete dai dati che abbiamo trasmesso, le adesioni sono state in pochissimi giorni tantissime, perché sono più di 128.000, quindi insomma siamo quasi a 130.000 adesioni in pochi giorni, quindi insomma la percezione è molto positiva, il segnale sembra ottimo. Vedete, ormai José fa le risposte, fa tutto lei. Fra un po' fa anche i vaccini. Intervistiamo direttamente. Bene, se non ci sono altre domande, io torno a ringraziare tutta la struttura che ci sta aiutando. Lunedì avremo il focus sulla vaccinazione delle persone allettate. Questo è un aspetto importante che noi, su cui lunedì vi diremo il progetto, il nostro programma, e per il resto grazie a tutti quanti, e grazie anche di informare tutti gli over 80 che leggeranno con attenzione ciò che scriverete, che se non ricevono entro il 22 il messaggio della convocazione del vaccino è perché o non c'è stata la preadesione corretta o proprio non c'è la preadesione, per cui si rivolgano dalla settimana prossima però al proprio medico. Grazie mille di cuore, buon pomeriggio.